Ragazzi, qui vogliamo almeno 3500 mi piace su questo video se volete l'ultimo episodio. Perché io sono la semifinale di ritorno, è rimasta la finale di Champions Non League. avevo Regà, realizzato! sull'unghia, così sulla fiducia. 3500 mi piace per l'ultimo episodio. Detto questo, Ciao ragazzi, sono sconvolto, no, che Ben. ciao, vai col video, tocca fare l'intermezzo, vai col video. No! Sono sconvolto. Siamo già alla fine Semifinale di praticamente. ritorno, manca Non c'è finale. rimasto niente. Ciao, ben ritrovati ragazzi. Mi Ciao. piace, per supportare i nostri contenuti, ve lo ripetiamo, se volete pure per la finale. Iscrivetevi, attivate la campanella, è l'unico modo per restare aggiornati, per ricevere le notifiche in tempo reale sul cellulare ogni volta che pubblichiamo. Mi sto mangiando un po' le parole, abbiamo altri due canali YouTube, li trovate qua sotto in descrizione, o compariranno qui durante il video. Per restare sempre aggiornati sul mondo del calcio e sulla vostra squadra del cuore, vi consiglio di passare sul link in descrizione e di scaricare OneFootball. Ragazzi, applicazione più completa non esiste, non voglio più ripetere quello che vi offre, dovete toccare con mano. Link in descrizione, a portata di due clic, l'applicazione è completamente gratuita. Siccome ci sono poche partite, abbiamo deciso di fare un episodio succoso e unico, non ci avrebbe avuto senso Concentrato. fare un video separato, sarebbe uscito un video da 4 minuti. Detto questo, City Real, gol. Presa. Liverpool Villarreal, 1. Uno? 1 Ah, sì, Liverpool Villarreal. ah, Oh, ma tu mi sa che sì. c'hai seri problemi come Nainggolan a Capodanno? Sì. Presa, le abbiamo Presa. indovinate entrambe, ci avete ringraziato perché Avevo avete capito messo Villarreal 7.000 euro e Liverpool. ne avete presi 7.000 E euro. uno. Scherzate, no, tanti di voi hanno indovinato grazie a noi. Detto Sì. questo, nuovi pronostici, ovviamente i ritorni, Villarreal, Liverpool. Mamma mia. Mamma mia, non Che so, dici? dico Liverpool. Io personalmente dico Liverpool. Tenderei pure a coprirmi con un X2 perché secondo me Liverpool sa che c'ha in tasca la qualificazione. Villarreal che forse si farà valere e un gol glielo fa, quindi io farei la combo. Ah, Io farei la X2 combo. più gol. Esatto. Io invece farei. Sì, ci sta. Ok, aggiudicato. X2 più gol e lo scrivo così almeno. Che Io dici? faccio la combo. Perfetto. E Real Madrid, Manchester City. In realtà facciamo un discorso simile. Abbastanza simile, Sì. però gol. Entrambe le squadre segnano. Ma a sto giro, però, io direi di rischiare in casa Real Madrid la storia del Real Madrid 1x più gol anziché X2 più gol. Avete capito? Assolutamente sì. Detto questo, mettiamo tutto agli atti, c'è un sacco di roba da mettere agli atti, bisogna andare con ordine fantagabbo. Risultati, scorsa settimana, riportate i vostri risultati qua sotto nei commenti. Questo è tuo, questo è mio, fa casa, la scrittura è la mia perché mi sono scordato come sempre fogli a casa, ho dovuto Come al riscrivere solito. tutto, un casino di quelli pazzeschi, nel frattempo Certo. stavo in live sulla piattaforma Viola, lascia perdere. Chi c'avevi in porta? Alisson più 1. Alisson più 1, imbattibilità. In difesa? Walker 0. Arnold 0. Sì. Casemiro 0. Rodri 0, destra. De Bruyne più 4. Gol e assist. Io Modric 0. 0 in attacco. Salah più Lo sai 1,5. perché? Perché che ha Da fatto capitano ho fatto assist assist, te l'ho da fatto valere in capitano. mezzo. Ok, Ok, giusto, era giusto. così, vero? Sì. Più 1 e mezzo, io Benzema più 8, perché doppietta più 3 fa 6, più 1 per ogni gol da capitano fa più 8. Detto questo, io faccio più Esatto. 9. Io faccio più 6,5. Io ero a più 76 e mezzo, vado a più 85 e Io mezzo. da più 49 e mezzo vado a più 56. 3 vittorie tu su de me, 10 io su de Beh, bella cannata. te. Bisogna vedere i punti totali I punti ancora, non si sa totali. mai, Ci perché stanno poi due se partite. basta una tripletta di Benzema o di qualcuno, e io meno 5, Esatto. ecco fatto che mi ricchiappi. Quindi, questo lo mettiamo agli atti, nuovo fantacampo, dovete semplicemente, aspetta che trovo il foglio, ecco, prendi anche il tuo. Sì, Nuova eccolo. sfida. Ah no, a che serve via il foglio? Dopo prima. Dobbiamo prima, infatti non ti stavo a capire, dobbiamo Quando prima ci stanno troppe cose fare da le fare, uno. scelte. Allora, scelte del fantacampo, è semplicissimo come funziona, ragazzi, ormai lo sapete, dovete scegliere in portiere, in difensore, in centro, due centrocampisti e un attaccante. I voti non valgono, valgono solamente bonus e malus che vi riportiamo qui. Inculi in pressione. Detto questo, unico commento, non modificatelo. Se volete partecipare, fai scegliere loro il portiere titolare. Rulli Lille, sembra Vil. Lille, Villarreal Liverpool, Alisson Villarreal Liverpool, Courtois Real City, Ederson Real City.
Difensore tra questi, Estupidin, Estupinagnan, Villarreal Liverpool, Arnold, Villarreal Liverpool, Mendy, Real City, Cancelo, Real City. Esatto. Fai scegliere loro il primo centrocampista tra questi. Pareco, Villarreal Liverpool, Ederson, Villarreal Liverpool, Modric, Real City, De Bruyne, Real City. Un altro centrocampista tra Coquelin, Villarreal Liverpool, Alcantara, Villarreal Liverpool, Kroos, Real City, Bernardo Silva. Real Silva, mi ho fatto dire Real City. Fai scegliere loro l'attaccante tra questi. Moreno, Villarreal Liverpool, Luis Diaz, Villarreal Liverpool, Benzema, Real Madrid City, Foden, Real Madrid City. Avete tutto a disposizione per creare il vostro 5 titolare qui sotto nei commenti. Detto questo, le nostre scelte 3-2-1. Che hai fatto là? Calmati. Alisson, Alexander Arnold, Modric, Bernardo Silva, Benzema. Alisson, Mendy, De Bruyne, Bernardo Silva, Benzema. Mi hai sorpreso. Quasi perché simili. Pensavo che avresti messo De Bruyne e invece hai messo Modric. Non ho voluto, no, sì, non ho voluto esagerare con De Bruyne. L'ho messo perché già tu, la scorsa no, settimana. No, ma tu te capi, perché tu ogni volta non vuoi mettere troppi della stessa squadra. Della stessa squadra, sì, quello è vero. Oh, i capitani li mettiamo? Ah, beh. Una cosa rapida. Vai, pure. Scrivi. Tanto io, dai, guarda te, te la passo io, ho già fatto. Luca, passami la carta e Maria tira la catena. Catena. 3, 2, 1. Te pare. Ma dai. Te pare. Te pare che non lo mette. Azio, e io devo fare controspionaggio, se sì, permetti. Industriale. Ecco. Detto questo, risultati. Scorsa settimana sfida ai pronostici. Tra poco parte la nuova sfida, riportate i vostri risultati. Questo sei tu, questo so io. Sì, di Real Madrid 1x2, che ci hai messo? X 1, beccata io. Primo marcatore Benzema. Rodri, niente. Under, over? Under. Over, beccato io. Ma parziale. Che me so fumato? 2 X, nessuno dei due. Risultato esatto? 1-1. 2-1. Sbagliato, è 4-3. Liverpool Villarreal 1x2. 1. Pure io, beccata. Primo marcatore Salah. Jota, niente per entrambi. Under, over? Over. Pure io, sbagliata. Nada. Parziale 1-1, sbagliata. Risultato esatto 2-1. 3-1, sbagliata. Io ho una 3-1. Di conseguenza, punti totali scontri 3 ne hai prese tu. Ah sì, perché hai preso pure l'over. 3. Ah sì, ti ricordo, 28 sì. Indovinate te da quando abbiamo cominciato. Io 35. Okay. Mi devi recuperare. Siamo 6-4. Ok. Quindi al massimo posso pareggiare. Puoi al massimo pareggiare, altrimenti te la pigli del secchio. Detto bene. Questo, nuova super sfida ai pronostici. Prendi il foglio, perché ovviamente c'è Bill, Liv e Rea Sit. Quindi ci sfidiamo come sempre in 1x2, primo marcatore, under over, parziale, risultato esatto. Fate il vostro gioco qua sotto nei commenti, fate le vostre scelte, sfidateci. Che ci hai messo in Villarreal Liverpool 1x2? 2. Io pure. Primo marcatore Mané. Diaz, Luis Diaz ovviamente. Under over. 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 Parziale 2. X, risultato esatto 1-2. 1-2 pure per me. Real City 1x2. 1. X, primo marcatore Benzema. Vinicius, under over. Over. Anche per me. Parziale X. X. Risultato esatto 3-1. 3-1 Real. Io ho detto 2-2. Quindi secondo te Real Madrid in finale, non passando neanche per i supplementari. Neanche per i supplementari. Sono abbastanza sconvolto. Segna risultati scorsa settimana e tra poco parte la nuova sfida. Video super interattivo, potete partecipare. Vai. Sfidateci. Segna o non segna? Entrambi abbiamo detto no. Mi ha segnato. Quindi 0-0. Benzema, segna o non segna? Tu sì, io no. Ha segnato. 1-0 per te. Salah, segna o non segna? Tu sì, io no. Non ha segnato. 1-1. Moreno, segna o non segna? Tutti e due no. Sa nulla perché non ha giocato. Quindi rimaniamo 1-1. Modric, assist o non assist? Tu no, io sì. Non l'ha fatto. Do uno per te. Alisson, gli segnano o non gli segnano? Abbiamo detto entrambi sì. E invece non ha subito gol. 2-1 per te stasettimana. Punti totali scontri diretti 37, tu, io 45. Ok. Quindi mi devi ancora difficile. E 3-6. Io ti ho battuto 6 volte e tu 3. Sì. Di conseguenza vabbè, sugli scontri diretti era già ufficiale settimana scorsa. Cambiava poco.
Segna o non segna, lì davanti c'hai le probabili formazioni. Toccava a me scegliere sta settimana. Puoi ben immaginare. Vabbè, tanto c'è ben poco da scegliere. 4 ovviamente giocatori, uno per squadra. E poi gli segnano assist o non assist. E gli segnano assist. Moreno. Sì. Perché per te il Villarreal un gol lo fa. E lui sì, per me sì, è proprio lui che lo farà. Io ho detto di no perché è riportato, se guardi bene, in dubbio. In dubbio. Però è riportato titolare. Mettila, mettila. Io quindi ho detto di no. Ma tu tanto c'è più niente da perdere, via, tutti sì ormai. Che me frega, vai. Mohamed Salah per la controparte, Villarreal a Liverpool, segna o non segna? Lo fa. Quando mai tu dici di no a Salah? Io quando mai dico di sì a Salah, ho detto di no. Beh. Karim Benzema, segna o non segna? Vai, Real. Vai alla prossima. Vai alla prossima. Lo sai già. Sai quello che devi scrivere. Io ho detto di no. E vabbè. Foden. Pure settimana scorsa hai detto di no. E sono rimasto scottato. Cerintingo. Devo prenderla. Vabbè. Foden, segna o non segna? No. Foden non segna. Come segnano tutti? Foden. Scusa, ci stavi, potevi dire sicuro a Foden? No. No. E io pure ho detto di no. Okay. Mi hai sconvolto su questa. Pensavo l'avremmo messa diversa. Bene. Kevin De Bruyne, assist o non assist? No. Mi stai deludendo con gli assist in una maniera di quelle vergognoso. Ho detto pure io di no. Tanto tu dici sempre no. Cioè, quindi. No, dipende. No, ero tentato di sì. Però no, Real Madrid una in tentazione. Casa. Tentazione! Real Madrid in casa mi destabilizza. Sì, vabbè. Alisson, gli segnano o non gli segnano? A sto giro è Villarreal Liverpool. Sì, sì. Ho detto il Villarreal, un gol lo prende, sì. Anche secondo me. Detto questo abbiamo fatto tutto. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, social in descrizione, contenuti consigliati. Alla prossima con un nuovo video, ragazzi. Ciao. Per la finale 3500 mi piace. Mi raccomando. A sto giro sbrocco. A sto giro sbrocco. Mamma mia. Mi regalo sta camicetta che si è comprato il buon Fabio. Inguardabile. Ma quali già? Ciao.